Salviamo l'acqua del Gran Sasso, lo striscione esposto questa mattina qui davanti la sede della Regione Abruzzo a Pescara. C'è questo sit-in De Santis per ribadire le vostre ragioni. Intanto siamo qui per tutta l'acqua d'Abruzzo in realtà, perché la Regione ha inadempiente da 12 anni per l'identificazione delle aree importanti per l'acqua potabile in tutto Abruzzo, e questo ha fatto sì che negli anni venissero realizzati interventi scorretti per la gestione dell'acqua, industrie, cave, sopra le zone di ricarica per l'acqua potabile. Adesso c'è un progetto per una enorme cava sopra le sorgenti del Pescara, una follia, quella è una sorgente enorme, 7000 litri al secondo, ecco perché manca questa carta delle aree di salvaguardia che la Regione Abruzzo ha, perché abbiamo pagato anche gli ingegneri per farla, ma la tiene nel cassetto. Questo studio è stato valutato anche tecnicamente, è nei cassetti della Regione, nessuno lo porta in consiglio regionale per discuterne, e quindi evidentemente chi poi danneggia l'ambiente ha modo di fare quello che vuole. La carta di salvaguardia delle acque è fondamentale, perché dice dove non si possono fare delle attività industriali perché è pericoloso per l'acqua e dove invece si può fare. Se si fosse fatto bene questa carta, probabilmente nemmeno l'esperimento SOX sarebbe iniziato. Poi c'è la questione Gran Sasso, lì bisogna imporre l'obbligo, anzi l'obbligo già c'è, di togliere le sostanze chimiche pericolose dai laboratori del Gran Sasso. 2200 tonnellate di sostanze chimiche pericolose, dovesse esserci un incidente inquineremmo quell'acquifero per decenni e non avremmo l'acqua per 700.000 persone, sia la città dell'Aquila sia la città di Teramo e tutto il Teramano. Ecco, si parte da lì per mettere in sicurezza il sistema, poi ovviamente bisogna operare anche dentro le gallerie autostradali per impermeabilizzare, perché anche quelle captazioni sono a rischio.